nel giro di pochissimi giorni porteremo tutti gli arredi e le tecnologie, dopodiché partiamo con un servizio ai cittadini, servizio estremamente qualificato e anche articolato, perché c'è uno sportello per i disoccupati, per gli ex percettori del reddito cittadinanza, per i disabili, per le donne che hanno subito violenza, per gli immigrati. Quindi avremo davvero la possibilità di avere un'interlocuzione, un servizio con tutte le fasce deboli della popolazione. Ovviamente noi lavoriamo in raccordo con il mondo imprenditoriale, i centri per l'impiego offrono servizi, offrono canali per arrivare alle aziende, ma quello che stiamo facendo sempre di più sono le intese con Assoindustria, con l'artigianato, con le strutture produttive per offrire le professionalità che domandano. A volte c'è il lavoro ma non ci sono le figure professionali adeguate per quel lavoro e quindi sempre di più noi cerchiamo di adeguare l'offerta alla domanda di lavoro che viene dalle imprese. Il lavoro va avanti molto bene per gli ITS, gli istituti di formazione post diploma. Siamo ormai quasi a 20 ITS nel campo della meccatronica, dell'agroalimentare, del turismo, dei beni culturali. Insomma, stiamo cercando di fare l'impossibile per dare una mano ai giovani che cercano lavoro e vogliono non essere costretti ad emigrare per vivere e farsi una famiglia. Dobbiamo solo attenderci che da parte del governo si sblocchino le possibilità di investimenti. Ricordo per l'ennesima volta che c'è un ritardo di un anno e mezzo nella erogazione dei fondi sviluppo e coesione, che sono i fondi più consistenti per aprire cantieri e realizzare opere pubbliche. La Campania dovrebbe ricevere quasi 6 miliardi di euro e sono risorse indispensabili per i comuni, per gli interventi di viabilità, assetto del territorio, campi flegrei. Incredibilmente, a un anno e mezzo da quando si è fatto un primo riparto dei fondi sviluppo e coesione, non è arrivato ancora un euro. E quindi prosegue la nostra battaglia perché il governo si decida a sbloccare queste risorse.